Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 4, parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati gli scorsi episodi con la liberazione di Matt, la sua nuova forma, e Kinsey trema tutta, ma credo che sia perché ho spostato le sedie, poverina. Poi guarda qua, però questa cosa succedeva anche sulla PS3, l'avevo anche registrato una volta. E ora, scavando ancora più in fondo, abbiamo trovato un'altra simulazione di un aereo. Chissà chi è intrappolato sull'aereo. Oggi andiamo a trovare Johnny Get. Il posto più vicino è questo qua. Ed è di là. Ok, abbiamo la location del cargo plane prison, ma... Kinsey, non voglio sentirlo. Guarda, sto dicendo, non get your hopes up. Esatto. La speranza è l'ultima a morire, ci insegnano, no? Facciamo un po' di rifornimento munizioni. Per qualche motivo mi sono trovato nel mio inventario tutti e due i fucili. Sono ancora indeciso su quale portarmi, sinceramente, perché di estetica alla fine sono buoni tutti e due. Veramente, cioè, questo mi piace un sacco. Fa anche molto pandan con questo qua. L'unica arma di cui non sono convinto della texture è questo qui, perché questo è molto semplice, molto... normale. Lo sparapatate è bello, ma non... no, non mi piace l'idea di sparare una patata. Devo sparare un missile. Mentre la chitarra è carina come idea, ma non per un lanciarazzi, non mi piace. Quindi quasi quasi torno a questo qua normale per ora. E ho messo i missili guidati, perché giustamente ho aumentato anche i danni di quest'arma qui per adesso, perché sinceramente fra tutte le armi che abbiamo qui è l'unica che per ora uso. Voi potreste dire: usa la pistola dubstep. Sì, e chi ci combatte col copyright? Aumentiamo i danni della pistola. Aumentiamo anche il ratio di fuoco. Non sono convinto invece del mitra da portarmi. Li ho potenziati entrambi con il colpo fulminante e i colpi avvelenati, ma non so quale dei due sia meglio effettivamente. Per ora quasi quasi torno un attimo a questo qua elettrico. Sul fucile a pompa invece non ho proprio nessun tipo di dubbio, ma proprio zero. Aumentiamo ancora un po' i danni di questo fucile, così giustifichiamo il suo averlo. Diamo anche un giro di ricarica. E basta per ora. Vediamo se c'è qualche potenziamento interessante. Potrei aumentare un po' la capienza delle mie munizioni, effettivamente. E prima o poi incrementerò tutte le statistiche dei miei compagni, ma per ora no. È vero, c'era questo qua dell'esperienza. E chi se lo ricordava? Dai, alla prossima ondata di soldi l'aumentiamo. Per questa missione abbiamo bisogno di un vestito adatto. Ormai siamo pronti. Abbiamo il controllo sull'80% della simulazione. Che detto sinceramente è anche abbastanza alto. E siamo ancora all'inizio del gioco, nonostante il completamento sia al 54%. Ma sai cos'è? Forse uno dei motivi per cui la gente effettivamente definisce Saints Row 4 il peggiore, non contando Gathered of Hell, è proprio il fatto che è molto sbrigativo effettivamente su questo punto di vista. Effettivamente tu arrivi all'80%, per esempio in Saints Row 3, quasi a fine gioco effettivamente. Cioè io sono arrivato all'80% molto avanti nel gioco, mentre qui siamo ancora a salvare Shondi e siamo già all'80% della simulazione, al 54% del gioco. Beh, ci vediamo dall'altra parte allora. Al Broken Shillelagh. Va, che bello che siamo così. I'm surprised Hinyak went back to the well and hid this inside a broken shillelagh again. According to Matt's data, all of the submatrices are inside broken shillelaghs. That makes no sense. Esatto. Hinyak's big on reuse. I'm coming, Johnny. Poverino il boss. Effettivamente, ora rileggendo questo dialogo... guarda un po', rileggendo questo dialogo, effettivamente è molto sbrigativa come cosa. Cioè il fatto che sia tutto al Broken Shillelagh invece che andare in più location. No, ma guarda. Where's my powers? Your powers only work in your simulation. You're on your own. Fair enough. But I'm coming. Ho le mie pistole, mi bastano e mi avanzano. Vieni qua. Sei buona. Vieni qua. Spezzo il collo. Non siamo come inizio gioco del 3.
che non avevo nessun tipo di potenziamento. Mi dispiace per voi. Posso entrare? No, peccato. Volevo registrarmi la macchina nel mio catalogo macchine. Allora, aspetta, vieni qua. Ecco fatto. Sapete che tra l'altro c'è una abbastanza, non ti dico grande, ma buona quantità. Dov'è? Ah, eccoti. Buona quantità di personaggio, comunque di dialoghi, non ti dico tagliati apposta, ma non messi nel gioco. E effettivamente sarebbero state aggiunte carine, ma molto spesso sicuramente sarebbero state aggiunte che nessuno avrebbe calcolato, tipo dialoghi fra due companion. Che, per carità, appunto, come dico, sono aggiunte che purtroppo... Ah, ho solo le pistole, bene. Sono aggiunte che purtroppo non tutti cagano, perché giocano e non pensano magari a rimanere fermi 2 minuti a guardare una scena. Guarda che bel computer. E guarda qui Shondi. Ed effettivamente quelle cose se le perdono. Oh, guarda, c'è un lanciamissili. Ah, no. Va bene. 3, 2, 1. Johnny, sono qui. Non è vero, c'è ancora una porta di mezzo fra me e lui. Dicevamo, Johnny, sono qui. Kinsey, the door's jammed. Spingila. Is something the matter? Bastard! Poor Johnny is on the other side of that door. And you can't even muster the courage to open it. He's going to die. Alone. Ehi, filmati di Johnny, guardali. The body to bury him. Apri questa porta! Johnny, I let you down. I let us all down. We never should have ran, we should have stayed and fought, but we couldn't because... Because of me. And I know people say it's not my fault, but if the boss didn't have to protect me, you would be standing here right now. I'm so sorry, Johnny. Madonna, sta scena poi! Sì. It's not your fault, Shondi. It wasn't your fault. Esatto. We left him to die. He didn't save our lives so we could feel sorry for ourselves. Yes, I hate to interrupt this touching moment, but we haven't even got to the best part of this plane ride. Ah! Oh, fuck me. Ecco appunto. Povero Johnny. Ehi, le pistole. Where's Shondi? I don't know. It's like she's... Aspetta un attimo. Everywhere. If that alien prick did something to her... Oh, this should be entertaining. Fammi indovinare. Kinsey, I might be in trouble here. I don't... Boss, are you there? Kinsey? Whoa. Oh, great. Ok. Stavo cercando di saltare, ma non ha saltato il momento giusto. Quella è la voce di Pierce. Johnny, please, not one of our crew thinks these things. Of course they do. Everyone always carries me through. Ma no, Shondi. Noi ti vogliamo bene. Siamo una famiglia, siamo una grande famiglia. Hey, get off me. Boss, are you there? Yes. But I think Shorty's close by. Hold on. Sì. Why are you in questo posto è molto familiare. I'll explain soon enough. Just help me find Shondi. Già. Cut it out. È molto familiare. Just a minute, Kinsey. Soprattutto per noi. Ma guarda il generale. Quanto tempo. In realtà neanche così tanto per noi. You're not going anywhere. Use the stun gun. Oh, ma guardalo! Da quanto tempo, veteran child? Hands to yourself, veteran child. Yeah, like that's gonna happen. Will somebody t- Ah, non ho armi, what's bene. What's going on here? You think you can take her from me? Aspetta. Ma quanto sono lenta adesso le mie pistole? Thanks for the help. Niente, Shondi. Shondi. That is not Shondi. This is her, Kinsey. Era lei. No, something screwed up.
Aspetta che rimetto, ecco. Shani doesn't act like this. She has like one emotion, pissed. This girl needs a bowl fast. Let's go upstairs and sort this out. Not yet, my friends. I think veteran child deserves a second chance with our fair Jezebel. Maybe Jezebel. Several chances. That's pumping now. Vai, Shondi! Ammazza il tuo ex! Ne stanno spuntando anche fin troppi. Veteran child? Proper plural takes singular construction. You're giving me an English lesson. Colpiscile alla testa, Shondi! How are you gonna stop me now? Oh, io ti ho già fermato una volta, ti ho già fermato la seconda. E ti fermerò anche il prossimo milione di volte. Aspetta, ce l'ho un'arma. Vabbè, usiamo. The new gun is in. Dov'è l'arma? Prendi l'arma, e dov'è? Non la vedo. Eccola. Ti prego, dimmi che sei tu. Dimmi che sei tu, ti prego. Ah no, ok. Non è quella che pensavo, ma è figa, è fighissima lo stesso quest'arma. I thought you forgot about me. Ecco fatto. Quest'arma è magnifica, credetemi. Non è come la prossima arma che voglio, ma è altrettanto efficace questa. Good riddance to bad hair. Ehi, Shondi, da quanto tempo? You're remarkably calm right now. Hey, sometimes your ex is trying to cheat. What can you do, you know? You want a party? No, this isn't me. Shondi, are you okay? Purtroppo vorrei dirti che è così, Shondi. Tu sei quella. Get out. What's her problem? My problem? My problem is that I used to be you. This isn't a born-again thing, is it? No, she's future you. Makes sense. So what happens to me? What do you mean? Look, Shondi, let's get out of... No, falla parlare. What I have to say to myself. What did you mean, what happens to me? Well, evidently, I become a total frigid bitch, so I just wanted to know what's up. Oh, you mean I stopped sitting around smoking drugs from a broken light bulb? Guys, maybe we should... Yeah, you're lame now. You used to have fun. I used to be useless. What? The most memorable thing you ever did was get captured by your smoked out ex. That's certo, true. Come no. I'm sorry, and fucking half of Stillwater. Woohoo! I always thought you were just really friendly and hated pets. Someone gets it. I hate me. Let's get out of here. Qualcuno mi capisce almeno. Scusa, Shondi vecchia. Ah, tranquillo, ci vediamo. Getta il boss dall'aereo. E abbiamo salvato la nostra Shondi, la nostra First Lady. Equipaggio Shondi. Shondi è stata reclutata ora sulla nave, senza doverla andare a salvare. Perfetto. Shondi sballona e l'arma disintegratore. Grazie. Varco Carven Iron Ovest. Registrazioni anche di Shondi, ovviamente. Dobbiamo andare a potenziare il disintegratore. Non voglio dirvi bugie, mi ero completamente dimenticato io di quest'arma, totalmente. Perché già pensavo alla prossima arma che avrei dovuto prendere. E a parte i soldi che adesso ci riprendiamo. E prima che me ne dimentichi, prendiamoci l'esperienza extra. Potrei prendere anche dell'esperienza in cambio di soldi. Tanto abbiamo appena preso il bonus, vai. Ci becchiamo anche un bel bonus extra. Pam! Saliti di livello. E appunto torniamo un attimo in città. Anche se effettivamente non abbiamo più i soldi per potenziare l'arma, giustamente. Va bene, lasciamo perdere. Mi ero completamente dimenticato che per potenziare l'arma servono i soldi. Soldi che potrei già recuperare in realtà, perché con gli incarichi di Shondi in realtà minigun robo killer, bello, elemento pedata gravità. In realtà io gli obiettivi di loro due dovrei averli già completati quasi tutti. Vediamo cosa ci dice Shondi sulla nave. Ehi, tesoro. Hey boss, I could really use some help getting Zinyak back for sticking me in that personal fucking hell of a mine prison. I'll tell you what to do, you go piss in Zinyak's plans. È quello che fanno tutti. Ok, me ne mancano tre. Mentre Shondi sballona, che ci parla dal computerino. Look, I have to break
prove to other me that I'm more than a party girl. I came up with a list of things that are causing problems in the simulation. Sounds good. Va bene. Si può fare. Corri attraverso il sistema. Ok, vuol dire che me ne mancano di cose qui. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.